Thank you.
Venne a conoscere il territorio, prendevano le feste di corpo. Andavano a frenare i corpi. Abbiamo il nostro lato curvo pronto a lavorare con le sue tre teste di tutto il gruppo.
fatto scudere nello strumento, è dato il comunque anche per il sistema interno, non so quale cosa di quella cosa, sospeso che sono questi chiodi sono piantati di sotto dentro quel listello che abbiamo visto che si incolla con tutte quelle barre là, sotto di sotto, se no la tavola così sottile non potrebbe essere il chiodi, perché non importa dentro si incolla con i chiodi. Ok? Questa zona qua si chiama il listello, quella dritta che si risponde l'altro. Le cose stanno ancora con le vedete, arrivano il ferro di qua, magari è poi ancora di giallo un pochettino più rosso, eh? Sono come quelle dell'arca praticamente. Non potremmo nemmeno più portarlo, per cui a un certo punto invece di raddoppiare questa lunghezza ci teniamo sempre un pochettino più corti, aumentiamo il diametro della corda e a un certo punto cambiamo materiale, nel senso che quando la corda diventa troppo corta perché il ferro possa suonare bene, usiamo un materiale che si rompe prima e quindi possiamo tesarlo vicino al punto di rottura, perché la corda suona bene quando si avvicina al punto in cui si rompe, quindi non deve arrivare al punto di rottura, però un pochino sotto siamo al punto in cui si rompe e il punto di rottura ci dà una vibrazione. Quindi dobbiamo sempre stare vicino a questo punto. Quando arriviamo a un punto che con un certo materiale, per il ferro si rompe, diciamo, mettiamo per esempio a 10 punti, se io a un certo punto arrivo che la mia corda invece di 10 punti ne tira 3, sono troppo lontano dal punto di rottura e suonerebbe male. Allora cambio materiale, nel senso che uso un materiale che si rompe prima, uso l'ottone che invece di 10 kg me ne rete magari 5, 6, no? E a un certo punto poi cambio ancora e uso l'ottone rosso, che ha più rame, quindi è più utile, si rompe ancora prima e quindi per potermi sempre avvicinare al punto di rottura e avere sempre un bel suono da tutte le manzioni. È solo un po' difficile, infatti non sentivo voglia di assicurarlo con loro perché è difficile da capire, però... queste sono le caviglie, ogni corda, quel nodo che avete visto di quelle qua, vedete, si aggancia su questi chiodi che stanno qua vicino alla parete, passa sul ponte, questi cavini qua servono praticamente a tenerla nel posto dove deve stare. A non farla muovere, a tenerla lì e a delimitare la sua vibrazione, perché poi la parte di corda che suonerà è quella che va da qui a lì, nell'altro ponte, tra questi due chiodi. Tutta questa parte qui e questa parte qui non deve suonare, anzi mettiamo questo panno perché sia zitta, perché a volte mentre si suona qui ci sono gli smorzatori dei saltarelli, ma questi pezzi qua invece che se non metto il panno suonano, fanno tutte le loro cose che non c'entrano niente con la musica che deve suonare, allora ci mette un pezzo di panno e così stanno zitti e non rompono le scatole. Allora queste liste sono di legno di saggio, di legno duro, che trasmette bene la vibrazione, perché la corda che suona, che vibra, arriva, la vibrazione arriva a questo chiodino, che trasmette la vibrazione al legno, che trasmette la vibrazione alla tavola armonica. Perché è girato proprio sopra, perché se lo appoggio proprio sopra non mi sta giù, allora lo faccio passare uno dentro l'altro, così sta fermo lì e non lo perdo. Allora, se voi provate, faccio fare un esperimento, guarda, uno per uno, però, perché sennò metti un dito lì in mezzo, no, sulla tavola proprio, giù, tra le corde, ecco, adesso... Senti? Cosa senti? Che è più basso. No, col dito cosa senti? Tremo. Vero che tremo?
ma ecco, quella è la tavola che vibra. Deve vibrare. Se non vibra... Sentite che trema. Ah, cambiate dito. No, cambiate dito. Provate, provate qualcun altro. Forza. Consentono di fare dei micolaggi dove i morsetti non potrebbero arrivare. E quindi qui si vede, qui è una tavola armonica dove qui sono incollate queste catene che sono delle barre che rigidiscono la tavola e hanno diverse funzioni, e poi qui è un micolaggio di un'altra parte della stessa tavola, sempre con queste barre. Queste barre sono, noi quando a volte ne mettiamo anche 50, 60, quando le puntiamo proprio facciamo una forza, facciamo leva così, le puntiamo in questo modo, esercitano un'enorme forza sulla parte incollata. Questo invece è come noi realizziamo i lati curvi del cembalo. Dice, guarda, con la cosa curva come si fa? Sono delle liste che noi incolliamo insieme, che poi quando vengono noi consigliamo a chi guarda la mostra, quando trova una parola che non capisce, mentre le leggi di didascalie, di venire qui e cercarla, perché solo così la sua comprensione potrà essere completa. Un'altra cosa molto importante è che si leggerà spesso quattro piedi, quattro piedi. Hanno un riferimento ai nostri piedi, ovviamente, perché è una misura antica il piede, e si fa alla canna dell'organo. Cioè, l'organo ha un registro di canne che si chiama principale e che dà il suo suono caratteristico. La canna più grande di questo registro è una canna da 8 piedi, cioè misura 2,40 m, piede è circa 30 cm, e quindi noi quando parliamo di registro da 8 piedi identifichiamo un registro di corde che ha le stesse frequenze di un organo la cui canna più grossa è di 2,40 m. Quindi sembra molto chiaro, se qualcuno ha fatto da fare in merito a questo. Quindi il do, lo basso, corrisponde nell'organo a una canna di 2,40 m ed ha la stessa frequenza. E noi su quello parliamo di un registro da 8 piedi. Il do, che è l'ottava superiore, ha una canna di 4 piedi, quindi 1,20 m, e quindi abbiamo una canna da 4 piedi, in Spagna come nel Portogallo. Ecco, qui abbiamo, sviluppato un'ipotesi di origine del cembalo, un'ipotesi perché nessuno ha la certezza di come il cembalo si sia sviluppato, deriverebbe dal salterio, che è uno strumento asiatico. Dal salterio diviso in due si è prodotto questo strumento che si chiama Mikanon, di cui compaiono molte iconografie, molti dipinti. Dal Mikanon, aggiungendo una tastiera, si è realizzato il clavicimbalum, che è una cosa che pesa 300-400 kg. No, io parlo di tiro delle corde, cioè quello che è la trazione delle corde quando vengono pesate. Hanno una frazione che si misura in un po', si sviluppano sulla parte destra, e la frazione, come si dice, una cosa è la filassi ed è sulla porta dentro. E per cosa è molto veloce, molto forte, è il vero comunicato. Ecco, qui abbiamo dei modellini, e quel modellino cosa abbiamo messo, come facciamo a incollare la tavola armonica, che non è uno che stanno messi. Questa è una tastiera. Anche più ricco, perché diciamo che la aggiungendo l'ottava imposta la prima armonica, e poi con quella magia che abbiamo visto là, andando avanti, di sopra posso portare.
fare tutta la barra per tutti e per la tutt'adoro. Però aggiungendo anche la tastiera di sopra posso aggiungere, diciamo, anche la tastiera di sopra suonando tutto sotto, praticamente si abbassano anche i tasti di sopra e si ottiene il ripieno che è così, tutti i suoni che c'è resiste. Questo è il dito di sopra da solo. Poi normalmente si usano le due registe da 8 accoppiati, spesso i quattro piedi oggi non piacciono molto per la mia, lo usano poco, però anticamente era usato molto, tanto è vero che siamo uniti il circostruttore dell'area del paese d'Asia, del Mercedes, infatti i cammini più antichi erano tranquillamente 1-8-4. Viene aggiunto il secondo registro da 8 soltanto dopo con la scuola di Mercedes. E ho pensato che però si fa molto tutti i rookers, così sono tutti, anche quindi a due manuali, il manuale non era usato in questo modo espressivo, ma era soltanto trasposizione, cioè la tastiera di sotto suonava una quarta più alta della tastiera di sopra, era soltanto una questione di trasposizione ad uso dei cantanti, degli strumenti percussori o di altri bassi accompagnati. Però le file di qua erano due, il registro 8 principale e il 4 piedi, quindi lo usavano proprio come ricordo da fino a noi. Questo secondo registro 8 viene poi aggiunto con la scuola francese, naturalmente di tempo. Diversamente soltanto un fiammingo, che era altro risultato del 700, lavora su la ricerca di opera tastiera con due registri, si chiama Alberto Lenz, ed era un tanto fiammingo che ha lavorato soltanto su strumenti con una tastiera sola e con due registri, ma è l'unico che ha fatto questo registro. Gli altri fiammingi hanno sempre fatto anche con una tastiera un 8 e un 4, sempre il registro da 8 più il rincorso dell'ottavo, quindi vuol dire che era molto più diciamo, preferivano sicuramente il rincorso dell'ottava con quattro piedi piuttosto che aggiungere un secondo suono basso, per raddoppiare lo stesso suono. E il registro per quanto di alfa, come detto di alfa, perché il registro di mute di alfa. Eccolo qua, bravo. Allora, è una sega di legno che corre lungo vicino al ponte, che viene spostata in modo che questi blocchetti di feltro, potevano essere di pelle, a seconda così, vadano a smorzare. Allora, andiamo a vedere questo. Ecco che. Poi sono sempre un po' così, perché anche questo non è che mi piace molto. Sì, è una specie di sordina, perché praticamente questi blocchetti vanno a smorzare un po' la vibrazione dell'accordo e dà questo effetto un po' forte piano, ecco, un po' più abbassato che. A volte nelle persone si sente passare da questo registro. Sì, diciamo che questo è un registro che passare come se metteva la pedale, perché con la pedale lo mettono solo in quello della cimenta. Questo invece è un registro che diciamo, nella musica sentenza era una cosa molto poco, comunque se uno lo mette deve fare un pezzo. Non è che lo mette e poi gli fa un pezzettino e poi lo toglie, ecco, è una cosa in più che si mette, però non viene neanche usata per noi. Ecco, per esempio, ho chiamato banda turca, che io cosa avrei chiamato particolare? Non mi sembrava che non fosse piani, forse le turcherie, che c'erano le campanelli, il drum, il moderatore, tutto questo apparato viene poi inserito su fortepiani tra il 1805 più o meno e il 1815-20, è il periodo di moda, che vanno di moda.
per lo più insomma tra il 10 e il 20 è il periodo proprio che scoppia il boom di lambada, che è il periodo diciamo che le più brutte le parole del dicembre, che sono parole che noi leggeremo nelle varie tascherie, e servono per dare una maggiore comprensione di che cosa, quando noi parliamo di piedi, che cosa intendiamo. Ecco, una delle parole che ricorrono spesso è il registro d'otto piedi, la barra del quattro piedi, eccetera. E l'otto piedi, la misura inglese, il piede è circa 30 centimetri, un po' più di 30 centimetri, riferimento è composto dell'organo. Il piede è una misura che usa nella dimensione del cane d'organo, nella lunghezza del cane d'organo, e definisce la canna più grande del registro principale di un organo, cioè esatto, corrisponderebbe a questo do nella chiave di basso, cioè la galleria non del volle fa il primo disegno tecnico di uno strumento che si vede così comparire in Europa. Se lo chiamerà clavicimbalo. Il clavicimbalo è un clavicembalo, abbiamo già la forma del clavicembalo, che rispetto al clavicembalo però non fisica, ma porta alla percussione. Ecco, quindi dove il pianoforte nasce qui, con l'ente ancora prima lento del corpo, ma nasce qui, ma non lo vogliono contrattificare, non lo vogliono ancora contrattificare. Abbiamo questo trattato della musica speculativa della Johannes de Muris, che parla di questo strumento, appunto, il passoro, il curva, la gomata, eccetera, parla del monocordium, quello che c'era poi anche nel resto, che per dare 30 kg poteva rendere, cioè avere una frazione delle corde, fare circa 5-600 kg di forza, che corrispondeva al peso in questo modo, mentre il flamingo arrivava anche a 800-900 kg, delle componenti. Quindi qui deve avere una struttura più forte, più robusta, strutture delle casse più spesse, e quindi che succede? Che diametri più grossi di corde, è usato in cui si usa il ferro, mentre qui si usa ancora l'ottone. L'ottone dà un timbro più scuro, ma è un timbro che si spegne, entra, no? Ha un timbro rapido,